Ciao, salve a tutti, queste sono orchidee che stanno fiorendo. Bellissime. Ce ne sono talmente tante altre. E come vedete, magicamente la fioritura del ciliegio ancora sta reggendo, ha retto alle grandinate, alle intemperie. Vento forte, grandine, un terzo della fioritura a compromessa, e se si protrarreva ancora più a lungo avrebbe compromesso almeno la metà. Ancora qua un po' ci difendiamo. Bellissime queste fioriture. Ha compromesso un po' la grandine, un po' a parte, ma poi ancora stanno reggendo, le api le stanno raccogliendo appena ne dà la possibilità, perché con venti forti e temperature ancora basse, e quelle più alte le abbiamo registrate intorno ai 12-13 gradi, quindi sono ancora basse. Loro comunque appena possono, come vi ho mostrato, mantengono attività molto intensa anche. Le altre fioriture stanno reggendo benissimo. Questi sono altri ciliegi che stanno, in parte ha compromesso un po' la fioritura, in parte sta reggendo. Vedete, in parte alcuni ne hanno risentito di più, altri ne hanno risentito un po' meno. Questo è un albero di ciabardello che a breve fiorirà, tutta una serie di orchidee. Questo è un altro albero di ciabardello, a breve sta germogliando e poi presenterà la fioritura. Ciclamini. E ne hanno tantissimi anche, e bellissimi all'interno dei boschi. Finalmente un po' di sole. I ciliegi, parte alcuni un po' più resistenti, altri un po' meno resistenti, comunque è un terzo della fioritura che si è venuta a perdere. Ancora tutta l'altra è presente, per fortuna. Ah, è tutta un'altra serie di fioriture da prato. L'orlaia, la talegua, la macula, tarassaco, margherite, comuni, orchidee, l'orlaia o la luppola, che è questa bianca che assomiglia al finto sambuco. Questa al momento mi sfugge. Questo invece è il sambuco che sta preparando la fioritura. C'è vento forte oggi, marasco che ha retto e regge, è più resistente, è bellissima, si stanno preparando, hanno tanti boccioli, fiorite e fiori in atto, bellissimi questi. Poi hanno tutta questa serie di fioriture, sono sempre orchidee, credo queste, al momento non ne ho la certezza, dovrei ricontrollare. A loro piacciono particolarmente. Bellissima fioritura in atto, e parte che si sta preparando del marasco, veramente tantissimi boccioli. Per fortuna questi ancora stanno reggendo.
il trifoglio ha retto e sta continuando la sua straordinaria fioritura. Speriamo che darà modo questo vento, queste basse temperature, in modo di raccoglierlo alle api. Bellissimo, è molto importante, fioritura molto importante. Guardate che bello, questo non ne ha assolutamente risentito di queste temperature, risente del sotto zero, ma tutta un'altra serie di fioriture assieme al trifoglio da prato. La fioritura del pero purtroppo è stata decimata, il pero non ha retto, il pero purtroppo più delicato è subito stato compromesso. Ha tutta un'altra serie di boccioli che stanno partendo, ma il grosso della fioritura del pero è venuta giù. Questo è stato causa della grandine, dei venti forti, nonché anche della pioggia stessa. Sono tutta un'altra serie di fioriture, adesso poi vi mostro anche il bianco spino, queste fioriture da prato. Voglio qua sempre ancora vista queste fioriture, i glicini non ne hanno risentito assolutamente, come gli alberi di Giuda. Ecco qua, il glicine è stato annaffiato per la maggiore. Questi poi sono glicini, una pianta di glicine un po' già quasi alla, un po' scornacchiata di suo. Comunque sta preparando la spiga, ha un profumo veramente molto intenso, bellissimo il glicine. Questa di fioritura del pero addirittura c'ha un'ape all'interno che ci è rimasta morta dall'escursione termica. Eccola qua, l'escursione termica l'ha portata alla morte sul fiore del pero. Questo causano queste escursioni termiche. La fioritura comunque sta reggendo, in alcuni alberi di più, in altri un po' di meno, e sta bellissima, ha retto anche la grandine. C'è un trifoglio che sta parte in atto, infatti si sta preparando alla fioritura. Fioriture dell'albero di Giuda hanno retto, sono più resistenti rispetto a queste che vi ho mostrato, in maniera particolare quella del ciliegio e del pero, loro hanno una resistenza molto maggiore, bellissime. Sta preparando il germoglio, il melograno. Fioritura del bianco spino, adesso sono contro luce, ma sono alberi melli importanti. Questa ha retto e sta reggendo. Le acacie hanno la loro spiga, queste sono molto alte, sono alte oltre 10 metri. Hanno la loro spiga, il loro germoglio, queste sono state annaffiate, bellissimi, sono altissimi. Questa è la spiga delle acacia. Altre sono molto più avanti, sono quasi in fiore, questa è un po' più indietro. Questo è aglio selvatico, ne hanno tantissimo, anche la più piccola acacia ha il suo germoglietto e il fiore. Questa è bassa, è alta qualche metro, questa sì, sarà alta 2 metri, ha
tantissima spiga bella fiore che sta partendo, eccolo qua, carica, questo piccolo alberello è carico, almeno una cinquantina, 100 fiori, boccioli, questi qua del fiore che si stanno sviluppando adesso, ma se ne stanno sviluppando degli altri, bellissima. Anche queste qua più a basso, addirittura qua giù quasi a terra, hanno la spiga che sta partendo in fioritura, bellissime, e ce ne sono tantissime, già hanno quasi il fiore bianco qua da me, sono posizionate in posti più paventati, dove batte più il sole, più ore al giorno, ma qua comunque come potete vedere anche qua. Speriamo che adesso le temperature e il clima darà modo anche alle api di raccogliere in maniera per più ore, perché con queste poche ore di raccolto riescono e stanno importando, sta preparando la vite, questa è la vite selvatica. Sono tutta un'altra serie di fioriture e poi lì là. Il lilà che oramai si sta aprendo, il fiore del lilà, eccolo qua, profumatissimo, mi piace particolarmente come tutte le altre fioriture del resto, e vediamo se adesso darà la possibilità di raccogliere in maniera costante, lineare, in maniera particolare. A loro servono temperature e clima asciutto, e oramai sono mesi, e ripeto, mesi, io perlomeno qua da me si parla, questo è trifoglio che a breve si spera verranno a raccoglierlo, almeno da novembre che percepiamo un livello di umidità mostruoso. Hanno tutta quest'altra serie di fioriture, si sta preparando il melo. Anche il melo sta reggendo magicamente in mezzo a tutta questa intemperie. Bellissima la fioritura del melo. Ah, quelle fioriture che vi mostro, quella rosa che dico della famiglia del fior d'angelo è la cidonia, e la pianta gialla, adesso mi risfugge, scusatemi, bellissima comunque questa fioritura del melo. Bella, sta reggendo, bellissima, bellissima, ce ne sono diversi di meli cotogni, questi non ricevono una medicazione che una, guardate quanti boccioli hanno, non ricevono medicazione di nessun genere, ricevono solo tanto amore e purtroppo delle volte le intemperie della natura. Sono carichi di boccioli, cardo, poi sta partendo il cardo e tutta un'altra serie di fioriture importantissime come quella del marruco che con queste piogge e anche in parte con la grandine è stato annaffiato. Il marruco è molto resistente, questi sono i cardo che si sta preparando la fioritura, ce n'è di diverse varietà, questo è il cardo, quello amaro io lo chiamo, è quello che ci si fa liquore, il cinar ci fanno. Sempre tutto questo straordinario tappeto di trifoglio. Speriamo oggi gli darà modo, la giornata sembrerebbe mettersi bene, sempre con un po' di venti, ma adesso già abbiamo temperature migliori intorno ai 12 gradi e già da adesso le api ancora comunque non stanno raccogliendo, forse sono arrivate all'acqua, adesso controlliamo. Sì, arrivano ora, sono arrivate adesso, poche, stanno
avviando le loro attività. Cioè, veramente in bassa attività erano già a giro da stamani alle 7, che non c'erano venti, anche se c'erano poi le basse temperature, loro sono uscite lo stesso a raccogliere, anche con i 9-10 gradi, adesso sono sulle lavande. Allora, un saluto a tutti. Adesso, appena ne avrò la possibilità, andrò a visitare gli apiari entrambi. Stamattina, se mi dà la possibilità, ne farò uno. Pomeriggio ne passerò un altro e cercherò di mostrarvi alcune colonie. Adesso sono in stand-by e produttivo. Assolutamente non hanno la benché minima intenzione di sciamare. Hanno ricevuto gli spazi necessari e utili, quelli di sempre. E allo stesso modo mi hanno dato modo di formare molte famigliole. Ho quasi terminato il tempo qua. Ho una famigliola che la inserisco qua durante la notte, la porto all'interno dell'abitazione perché doveva finire di sfarfallare la covata. E qua sono proprio sotto al marasco. Il marasco, hanno possibilità proprio sopra la testa del marasco e tutte queste altre bellissime piante come quella del pensiero. Un saluto a tutti.